Buongiorno e buona domenica, amici di Panorama Italy, bentornati in diretta questa mattina dalla bellissima Albero Bello. Guardate, spettacolo, tutti i trulli qui sotto. C'è una panoramica, terrazza Santa Lucia. Ragazzi, prima di partire con la live fatemi sapere un po' come si vede e come si sente. Salutiamo Fabrizio Scionti, ciao Fabrizio. Benvenuti ad Albero Bello, ragazzi, buona domenica. Mi raccomando di seguirci lungo la diretta con... E vi raccomando di condividere e lasciare un like al video. Grazie a tutti. Ciao Carmela, buongiorno. Come si vede e come si sente, ragazzi? Così partiamo con la live. Fatemi sapere se ci siamo, forza. Salutiamo Francesca, buongiorno. Salutiamo Enza. Bei trulli, Carmelo, come si sente adesso? Fatemi sapere, ragazzi, così partiamo. Ok, Giusy, partiamo con questa live. Ragazzi, siamo in questo momento a terrazza Santa Lucia. Quelli che vedete sotto sono tutti i trulli del Rione Monti. Salutiamo il Rossi Settembrino, salutiamo a Franca Grechi, salutiamo a Stefania. Ok, va bene, ragazzi, partiamo. Eccoci qui, ragazzi, terrazza Santa Lucia live. Ok, partiamo con la diretta, ragazzi, scendiamo nella parte sottostante. Stavamo già dicendo, ragazzi, la Puglia è davvero invasa di turisti quest'anno, anche a settembre, siamo già a settembre inoltrato, insomma, c'è davvero tantissima gente, siamo stati sia ad Ostuni che adesso ieri siamo stati qui ad Albero Bello, abbiamo incrociato davvero tantissimi turisti. Salutiamo a Francesca, ok, va bene, ragazzi, partiamo con la live, vi raccomando di condividere e di darci una mano con le condivisioni. Salutiamo a Marcella Faria, sarebbe interessante se qualcuno... consigliasse dove poter alloggiare, ragazzi, sono davvero tantissimi bei posti. Salutiamo il mio amico Fabio Refice, ciao Fabio, un abbraccio. Ciao Sandra Williams, buongiorno anche a te, bentornati in diretta, ragazzi, Albero Bello live questa mattina, questa domenica faremo questa bella passeggiata in mezzo ai trulli. Salutiamo il mio amico Enrico Schillaci, ciao Enrico, buongiorno anche a te. Scendiamo da questa parte, ciao Antonino, siamo tornati in diretta, ragazzi, ore 12 e 13 in Italia. Siamo partiti con un po' di ritardo a causa di un piccolo problema audio precedente. Mi raccomando, ragazzi, aiutateci con le condivisioni anche stamattina, quindi grazie a tutti. Partiamo. Ciao Pippo, buongiorno. Anche qui 30 gradi, ragazzi, tanto caldo. Andiamo a scoprire Albero Bello anche al mattino, ci sono stati già ieri sera. È stata davvero molto seguita la diretta, vi ringrazio tutti quanti. Salutiamo a Dora Schillaci, ciao Dora, dalla Spezia. Salutiamo Felix. Andiamo nella via principale, ragazzi, saremo anche al Rione Monti. Palermo caldo, dice Francesca. Salutiamo Salvatore Grimaldi, ciao Salvo, buongiorno. Salutiamo Francesca Anania, ciao, buongiorno. Ivana Parisi, davvero tantissimi amici. Scendiamo da questa parte, ragazzi. Temperatura davvero calda, ragazzi. Andiamo a vedere un po' la situazione sotto. C'è davvero tantissima gente. Vi raccomando di condividere, ragazzi, share. Grazie a tutti sempre del sostegno. Salutiamo Rosy Settembrino. Grazie Rosy, mi fa piacere che ti sia piaciuta. Anche a Malta fa caldo, guarda che spettacolo, ragazzi. Entriamo da quella parte, andiamo a vedere i trulli del 1400. Spostiamo al Rione Monti. Mi raccomando di seguirci. Salutiamo Marco Angela Mamone, ciao, buongiorno. Facciamo una panoramica anche qui in questa scala. Ciao Lucia Bosto. No, Patti, ancora no. Andiamo da questa parte, ragazzi. Ancora non l'ho trovato il giardinetto. Vediamo dopo, Patti. Se ci vuoi dare qualche indicazione, ragazzi, ovviamente se c'è qualcuno pugliese collegato che ci vuole dare un'indicazione su Albero Bello, ovviamente lo facciamo con tanto piacere. Salutiamo a Peppe Sciortino. Ciao Peppe, buongiorno. Ben trovati in diretta. Salutiamo a Massimo Lomauro. Ciao Massimo. A Trapani caldo, ragazzi. Anche qui davvero tanto caldo. Anche stamattina. Andiamo a percorrere questi bellissimi vialetti pieni di trulli. Salutiamo Elisa Restivo da Cefalù, bellissima Cefalù. Tanto sei un grande, grazie Marco, un abbraccio. Salutiamo Rosy, salutiamo Mimma Filippone. Saliamo da quella parte, ragazzi. Share, ragazzi, dateci una mano con le condivisioni, vi raccomando, siamo già 72. 12 ore di nave arrivo, grande. Salutiamo Laura Criscione, ciao Laura. Siamo ancora nella tua Puglia. Salutiamo Veronica Genovese, ragazzi, più tardi poi saremo anche in diretta da Matera, quindi andremo a vedere i Sassi, la città dei Sassi, davvero spettacolare, che andremo a visitare più tardi nel pomeriggio, orario ancora non definito, insomma, metterò sempre un post prima nella pagina
per avvisarvi della diretta. Spettacolo Antonino, assolutamente sì, trovi anche Giusto Sinfonia, ciao, buona domenica, ciao Giusto. Ah, Terrasini, c'è la corsa dei ciclisti, c'è mezzo peso sbarrato. Ho capito, Giusi. Bene ma non benissimo, insomma. Salutiamo Anna Borgani, ciao Anna. Saliamo da questa parte, ragazzi. Entriamo nel cuore del rione Monti, il più antico della città. In Svizzera piove, ci sono 15 gradi. Ragazzi, fatemi sapere come si vede e come si sente. Grazie a tutti sempre del supporto. Ringraziamo anche a tutti gli amici della pagina. Salutiamo a Rita Meli, a Massimo Lomauro. Buongiorno ragazzi e buona domenica anche a voi e benvenuti in diretta. Grazie Massimo, grazie, grazie, grazie. Saliamo da quella parte, ragazzi. Vediamo se riusciamo a beccare anche un troll all'interno, perché ieri ci siamo riusciti ben poco. Diciamo che di sera sono riuscito poco. Sei vicino a me. Dove sei, Laura? A Martina Franca, forse. Io ho alloggiato lì alla fine, ragazzi, a Martina Franca. A due passi dal Brobello, 12 km di strada. Grazie, Fabiuccio. Salutiamo Ina Scavo. Facciamo una panoramica anche da qui. Grazie, fratello, grazie, fratello. Ringraziamo Antonino Fazio, sempre presente nelle nostre live. Saliamo da questa parte, ragazzi, scopriamo il rione Monti. Un po' in salita. Share, 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 ragazzi, cliccate tutti sul tasto condividi e dateci una mano a promuovere Albero Bello quest'oggi. Salutiamo a Mary Tro dalla Germania, ciao Mary. Grazie Francesca, grazie a tutti voi che ci seguite davvero da ogni parte d'Italia e del mondo. Come sempre, tanto tutti presenti. Eh sì, Antonino, davvero uno spettacolo la nostra terra. La Baghera 38 gradi, mamma mia, Veronica. Incredibile. Non ho parole. Sì, sì, Mario, stiamo facendo un tour, ragazzi. Siamo stati prima in Calabria, poi ci siamo spostati a... Scusate, siamo partiti ovviamente da Palermo, abbiamo fatto Catania... Poi ci siamo spostati a Tropea, ieri siamo stati ad Ostuni, poi ci siamo spostati, sì davvero tantissimi turisti Francesca, poi ci siamo spostati adesso nella bellissima Albero Bello, poi più tardi saremo a Matera. Saluto intanto al mio amico che mi saluta dal frigorifero di Friburgo, 9 gradi, thank you, grande grande Ignazio. Intanto ringraziamo Sabrina, grazie, eccomi, ti saluto così, buongiorno, 50 stelle, nostra amica Sabri, sempre presente, grazie Sabri. Un abbraccio, saluto Antonino Calabria, Francesco D'Arrigo. E percorriamo la strada del rione Monti qui ad Albero Bello, ragazzi. Frigorifero Friburgo, 9 gradi, ragazzi, spettacolo. Salutiamo Francesca Miccichia, grazie. Buongiorno anche a te. Ragazzi, ovviamente veniteci a fare un salto qui in Puglia, davvero si mangia anche benissimo. Ieri abbiamo assaggiato anche la focaccia, famosissima, davvero molto buona, i panzerotti in diretta a Polignano a Mare. Più tardi saremo a Matera, andate ad assaggiare anche lì la focaccia. Insomma, ragazzi, tutti i prodotti tipici, cerco di assaggiarli tutti. Poi li smaltiamo qui in salita, ragazzi. Salutiamo a Tobi Caputi, ciao Tobi. Saliamo, saliamo, ragazzi. Ciao Costanza Schiavo, buongiorno. Ringraziamo ancora Sabri per le 50 stelle. Share, share, share. Ciao Lidia, buongiorno. Dateci una mano con le condivisioni, ragazzi, vi raccomando. Se avete gruppi sulla Puglia, ancora meglio. Salutiamo Elaine Scilbi. Ciao Elaine. Good morning. Siamo partiti, ragazzi, da Terrazza Santa Lucia, praticamente dal lato opposto. Adesso stiamo salendo al rione Monti. Come vedete, ci sono davvero tantissima, tantissima gente. Vediamo di riuscire a passeggiare anche un po' sull'ombra, ragazzi, perché sennò rischiamo anche di interrompere la diretta. Intanto ringraziamo anche Ignazio che ha inviato 200 stelle da Friburgo, grande amico mio. Salutiamo Anna, sì, ciao Anna. In Svizzera è entrato l'inverno. E il nostro amico invece Antonio ci segue da Lucerna. Buongiorno a Baghera, ciao Maria Conona, grazie Silvano, un abbraccio. Ragazzi, più tardi Matera non ve lo perdete, vi raccomando, di pomeriggio. Faremo un post prima della diretta, quindi insomma sarete informati a tempo utile, quindi seguiteci sulla pagina Panorama Italy per restare informati. Salutiamo Maurizio Chiavaroli, ciao Maurizio, buongiorno. Ciao Caterina Orlando, buona giornata anche a te. Grazie, grazie a tutti ragazzi. Ringraziamo Sabri e Ignazio per le stelle inviate. Salutiamo Pietro Busalacchi, ciao Pietro. Mamma mia, ragazzi, c'è davvero il delirio. Qua Martinucci, ci siamo entrati anche ieri. Devi chiamarla per capire se abbiamo
Da questa parte vado a guardare un fiume di gente. Sono anche Claudio Borrillo, ciao Claudio. Entriamo da questa parte, ragazzi. Salutiamo a Jackson De Toni. Ciao Jackson, buongiorno. Bom dia, bom dia. Gli amici del Brasile. 115 in diretta, ragazzi. Share, share, share. Condividete tutti, vi raccomando. Proseguiamo la passeggiata in mezzo ai trulli. Trulli del 1400. Ragazzi, la maggior parte ormai sono utilizzati, come vedete, per botteghe o B&B o camere comunque di lusso. Quindi poche sono ormai abitate, diciamo, dal punto di vista di abitanti del luogo. Salutiamo il nostro amico Francesco Palarena. Ciao Francesco, buongiorno. Percorriamo ancora il rione Monti. Spettacolo, spettacolo. Salutiamo Ina Guida, buongiorno. Scendiamo un po' da questa parte, ragazzi. Salutiamo anche Giuseppina Fiore da Palermo. Ciao Giuseppina. Tantissimi amici dalla Sicilia collegati, mi fa davvero piacere. E qui in Svizzera. Eh sì, Antonino. Ancora qui siamo in piena estate, ragazzi, anche se ieri comunque ha piovuto. Hai visto trulli gemelli, Maurizio? Ancora no, ancora non li abbiamo beccati. Salutiamo Ina Guida da Altofonte, un saluto agli amici di Altofonte, tutta la provincia di Palermo ovviamente, tutti i turisti, tutti gli amici che ci seguono sempre con tanta passione. Percorriamo le vie di Alberobello, poi ti mando gli screen, grazie Carmelo. Ragazzi, per gli screen potete taggarci anche sulla pagina Instagram Panorama Italy. Poi Giovanni ovviamente li accetta tutti, quindi se ne sta occupando Giovanni di Instagram, lo ringrazio ovviamente sempre per il supporto anche da Palermo. Salutiamo Giovanni Cavarretta, ciao Giovanni. Scendiamo da questa parte, ragazzi. Stiamo girando ovviamente per ora nel giro nel rione Monti. Grazie Giovanni, salutiamo ancora Giovanni Cavarretta. Sì, sì, Lidia, assolutamente sì, ragazzi, mascherina obbligatoria. Cioè, obbligatoria per noi, ovviamente in Puglia non sono in zona gialla e quindi praticamente i turisti non le indossa quasi nessuno, ragazzi. Trullis are amazing, grazie, thank you Sandra. Ringraziamo Sandra Williams, thank you Sandra. Salutiamo Adriano Banco, ciao Adri, buongiorno. Salutiamo Michele Vella, Giovanni Cavarretta, grazie, grazie a tutti ragazzi del supporto. E adesso ci stiamo passando da quelli, Patti, stiamo andando da quella parte praticamente. Dovrebbe essere qui a Rione Monti quelli, quindi stiamo andando proprio lì. Salutiamo Pia Catalano, buongiorno. Grazie Sabri, un abbraccio, ringraziamo Sabrina per le condivisioni, ovviamente salutiamo anche tutti gli altri che ci stanno dando una mano, lasciando un like al video, condividendo, anche gli amici che hanno inviato le stelle, Sabri e Ignazio. Grazie Alida, buongiorno. Salutiamo tutti gli amici collegati. Ciao Ina, buongiorno. Da Monreale, bellissima Monreale, ragazzi. Ci siamo stati 2 settimane fa, credo. Approfitto per salutare anche il mio amico Giovanni Contorno di Monreale. Ciao Giovi, buongiorno. Giovi poi ti taggeranno in tantissime storie Instagram, quindi poi accetta i tag, ovviamente. Grazie Antonino, spettacolo, spettacolo. Salutiamo anche Tobi Caputi da New York City, ciao. Good morning anche a Fuad Ben Amda. Davvero tanto caldo, ragazzi. Adesso vediamo se riusciamo a beccare i trulli gemelli, che dovrebbe essere qui vicino. Al trullo sovrano, credo che è un po' distante in questo momento, adesso vediamo però se riusciamo ad arrivarci. Qui intanto un'altra panoramica dall'alto sui trulli. Salutiamo ancora Sandra Williams. Good morning. Andiamo anche da questa parte, ragazzi, che c'è un altro punto particolare. Grande Giovanni Cavarretta, tutto il nostro sud, meraviglioso. Più tardi, ragazzi, saremo a Matera, da qui intanto guardate i disegni. Ogni trullo c'è un disegno particolare che ha un significato. Vediamo se riusciamo a salire anche noi qui dove c'è questo signore. Ciao Caterina, vediamo se riusciamo, ragazzi, vediamo. Facciamo una panoramica anche da qui. Ciao Giusi, buongiorno anche a Giovanni, ovviamente. Lo so ragazzi, purtroppo le mascherine non sono obbligatorie in Puglia, quindi non,
Salutiamo intanto a Food, grazie dalla Tunisia, un saluto. Share, ragazzi, dateci una mano con le condivisioni. Sembra un film, grande Antonio, mi fa piacere che si veda bene. Ragazzi, fatemi sapere se c'è qualche problema di tanto in tanto. Saliamo un secondo da questa parte. Grande Antonino, grazie. Good morning anche ad Annunziata Formica. Salutiamo anche a Salvo Guarino, buongiorno Salvo. Grande ragazzi, fate i tag, fate gli screenshot e poi ci taggate su Instagram. Siamo ragazzi ad Albero Bello, cibo particolare. Aldo, abbiamo assaggiato ovviamente i buonissimi. La buonissima focaccia pugliese, le cime di rapa, abbiamo assaggiato i panzerotti. Salutiamo a Carmen La Stella, ciao Carmela. Adriano Pirreca, buongiorno. Ragazzi, scusatemi se leggo così perché può capitare che in questo frangente, per dire, non si leggono bene i commenti perché c'è troppo caldo. Salutiamo a Patti, ciao Patti, buongiorno. Andiamo da questa parte, ragazzi. Sì, Giovanni, c'era messo lì, hai ragione. Poi te lo saluto. Nel frattempo, ragazzi, condividete tutti. Ciao Teresa Alfieri. Buona domenica a tutti, ragazzi. Salutiamo anche Pippo Prestigiacomo, buongiorno. Wow, Daniela, brava, San Vito Lo Capo, un bel bagnetto ci starebbe a quest'ora. C'è davvero tanto caldo, ragazzi. Veronica, sarà davvero un piacere per me essere a Matera, quindi se c'è qualcuno di Matera collegato, ovviamente ci possiamo vedere anche più tardi. La città dei tassi, dei sassi. Ma in queste case ci vogliono le persone. Ragazzi, stavo dicendo proprio questo, la maggior parte di case sono adibite praticamente a B&B o comunque ci fanno delle attività appunto ristorative piuttosto che vendere magari souvenir. Poi ovviamente c'è ancora qualcuno che ci abita, però solitamente sono adibite a B&B. Ciao Antonino Maniaci, amico mio di Terrasini. Cibo da strada, ragazzi, i panzerotti sono credo una delle specialità più che vendono di più, diciamo come street food. Li vendono praticamente ovunque, ragazzi. E ovviamente la focaccia pugliese è famosissima. Salutiamo a Giovanni Scalia, ciao Giovanni. Ovviamente se c'è qualcuno pugliese collegato ci può dare anche dei preziosi suggerimenti e ne parleremo anche in diretta. Soprattutto sullo street food, se avete qualche cosa da consigliarci, come sempre. Ricordo sempre che la nostra è una diretta condivisa, quindi ognuno in qualsiasi momento può intervenire e può darci anche qualche informazione in più. Sì, hanno girato un film a Matera, infatti andremo proprio lì, Antonino. Bel paese, Albero Bello, grazie Anna. Ragazzi, vi raccomando con le condivisioni, non so se già state condividendo, vi invito tutti a condividere cliccando sul tasto condividi. Potete anche inviare delle stelle cliccando sul tasto a forma di stella, è un piccolo sostegno che date alla pagina per continuare i nostri tour in giro per l'Italia, in questo caso, e per la nostra bellissima Sicilia. Ringraziamo Ignazio e Sabrina che hanno già donato prima, grazie di cuore. Ah sì, fra poco c'è il couscous alla grande Dani. Esatto Antonino, io già comunque ho già assaggiato sia la focaccia che la fanno davvero buona. Antonino, tu che sei un esperto ovviamente, avendo un panificio lì a Terrasini, insomma ne sai più di me, però insomma ti devo dire che è abbastanza buona. E poi ovviamente i panzerotti erano altrettanto buoni, a Polignano a Male li abbiamo assaggiati. Poi ovviamente ci sono tantissime altre pietanze buonissime, ovviamente di questa bellissima regione che è la Puglia. Vediamo poi magari in seguito di assaggiarne qualche altro. Più tardi sicuramente andrò a assaggiare la focaccia di Matera, che è anche molto famosa. Salutiamo a Paolo Maurizio Vespertino d'Alessandria, ciao, buongiorno. Guarda quanta gente, ragazzi, c'è davvero un fiume di gente. Come dicevamo prima, guardate ragazzi, qui per esempio c'è un altro, Roma Food, insomma ce ne sono tantissimi che ormai sono stati adibiti a ristoranti o comunque attività, la maggior parte. Questo è un paese unico al mondo, assolutamente sì, Giussi. Passeggiamo ragazzi in mezzo a dei trulli del 1400, praticamente siamo in un museo a cielo aperto. Guarda, vendono ovviamente tantissimi souvenir. Salutiamo a Rita Scrima, ciao Rita, buongiorno. Grazie fratello, ringraziamo Antonino Fazio, grazie. Salutiamo anche Antonio Gian, buongiorno, scendiamo.
Matera se l'aspetta. Ragazzi, ci saremo nel pomeriggio. L'orario ancora non è confermato, perché ovviamente capite bene che spostandomi da un posto all'altro può capitare un piccolo rallentamento, piuttosto che in autostrada magari qualche interruzione. Quindi insomma, cercheremo di essere più... Le friselle pugliesi sono anche famose. Ovviamente abbiamo assaggiato anche i tarallini, che sono, ragazzi, spettacolari. Quelli ovviamente ne farò una scorta e li porterò a casa. Grazie Costanza Schiavo per la condivisione. Salutiamo e ringraziamo anche tutti gli altri che hanno condiviso. Insomma, ragazzi, abbiamo fatto questa bella passeggiata al Rione Monti. Spero vi sia piaciuto. Il Rione Monti è uno dei, praticamente, dei più grandi rioni di Alberobello. Ovviamente i locali tutti stracolmi, ragazzi, turisti a gogo, neanche a dirlo. Meta di tantissimi turisti tutto l'anno, un po' come a Polignano a Mare, ad Ostuni, dove siamo stati nei giorni precedenti. Quindi davvero un posto che vi invito a visitarlo. Sì, salvo, ovviamente indosso la mascherina, ragazzi. Andiamo da quella parte, ragazzi. Salutiamo Agostino Tumminia. Qua appunto c'è una focacceria, neanche a dirlo, ne avevamo già parlato prima. La Lira, ragazzi. Focacceria La Lira. Insomma, ragazzi, le belle domeniche mattine italiane queste. Salutiamo Giovanni Cavarretta, ciao Giovanni. Costanza Schiavo, l'avevamo già salutato prima. Guarda quanta gente, ragazzi. Anche per trovare il posto ho avuto difficoltà, a dire il vero. Prezzi, ragazzi, devo dire che comunque non è neanche tanto cara. Magari qualcuno può pensare che essendo un luogo turistico sia cara, però non è assolutamente tanto cara. Salutiamo Filippo Modica da Treviglio, ciao Filippo. Ovviamente, ragazzi, per qualsiasi tipo di informazione ci potete contattare la pagina, magari vi contatto i posti dove sono stato io. Quindi senza nessun tipo di problema vi posso dare qualche informazione sia sui prezzi che magari anche sui prodotti da assaggiare. Ovviamente c'è qualche amico della Puglia collegato, ci può dare qualche informazione in più. Salutiamo Agostino Tumminia, ciao Agostino, buon pomeriggio. Continuiamo la passeggiata qui al Alberobello. Ciao Teresa, buon pomeriggio. Buona domenica anche a te, spettacolo. Salutiamo il nostro amico Isvan Kadar. Anzi, siamo in Puglia, per gli amici che non lo sanno, insomma, stiamo percorrendo il nostro tour in giro per il sud Italia. Siamo partiti da Palermo, abbiamo fatto Palermo, Catania, poi ci siamo spostati a Tropea, Polignano a Mare, Ostuni, Alberobello, poi ci sposteremo in costiera e più tardi a Matera. Insomma, ragazzi, spettacolo. Salutiamo a Rosalia, Orlando, ciao Rosi. Avviciniamoci anche un po'. Da Rosalia, ciao, ciao Filippo Modica, buongiorno. Ciao Gae, assaggia un Pilu Niuro, buon vino, no, non lo conosco. Salutiamo a Sandra Williams, Beautiful Water. Salutiamo Riccardo Cesse, Davide Longo, Patrizia Ferrari, buongiorno, buona domenica. Ragazzi, non vi dico l'odorino che esce dalle varie trattorie. Qua c'è una braceria, davvero, che esce un odore davvero incredibile, buonissimo. Si vede che si avvicina l'ora di pranzo e mi viene anche un po' di fame. Salutiamo il mio amico Fabio Refici ancora, ciao Fabiuccio, ciao Giusi, salutiamo Giusi Riggio. Buongiorno, buongiorno, buona domenica anche a te. Share, salutiamo tutti gli amici di Malta. Siamo da questa parte, ragazzi. Salutiamo a Patrizia Orlando da Düsseldorf, buongiorno. Eh sì, davvero bellissimo Alberobello, ragazzi, posto magico. Locali, ragazzi, tutti stracolmi. Cosa mangiare? Ancora devo decidere, ragazzi. Credo che mangerò qualcosa comunque a Matera, perché ho fatto una colazione abbastanza abbondante, quindi insomma poi penso che farò così. Per quest'anno stessa spiaggia, stessi trulli, grande. Siamo, ragazzi, tra l'altro Alberobello è una posizione strategica, perché siamo tra Ostuni, Martina Franca, abbiamo vicino tantissimi altri bei posti, quindi davvero potete fare un tour davvero bello in Puglia. Ovviamente magari non vi spostate dalla Sicilia, Puglia, fate tutto, insomma fate una cosa, potete venire in Puglia, potete andare anche in Sicilia, però insomma cercate di concentrarvi più in un posto piuttosto che in un altro. Infatti ancora non l'ho trovato. Immagia Cincello la difesa. La bella domenica italiana, ragazzi. Antonio, guarda che bella vespa che c'è qua. Mamma mia, Antonio, ma già anche così c'è davvero tanta gente.
Salutiamo Elisa Serra. Tantissimi posti instagrammabili per tutti gli amici che vi piacciono fare foto su Instagram. Potete venire qui davvero, ragazzi, c'è l'imbarazzo della scelta. Tutta la zona, diciamo che è un po' così. Devo dire che è abbastanza curata la Puglia in tutti i dettagli. Prendila, la prendiamo, vero? Guarda, è pure aperta, Antonì. C'è anche il casco, possiamo scappare con la Vespa. Spettacolo. Salutiamo Lidia Bonetti, ciao Lidia. Lambretta più che Vespa, è una Lambretta, ragazzi. Eh sì, domenica pugliese, domenica pugliese. Grande amico mio, ringraziamo Fabiuccio. Sì, è una Lambretta, Antonino. Percorriamo la passeggiata, ragazzi. Ho il mio telefono, ce l'ha. E che voglia? Io, a danno di lo dà. Ho il telefono. Ah, siamo anche a due passi da Martina Franca, ragazzi, ho dimenticato di dirlo, io sto aggiornato lì alla fine. Brava Rosy, anch'io faccio così ovviamente. Allora ragazzi, da qui praticamente finisce la parte dei trulli, da quella parte c'è la via principale, magari facciamo un giretto ancora nella via principale. Così faccio vedere anche un po' la situazione da lì. Salutiamo intanto anche a Todini, Ramoni, Maria Pia, ciao, buongiorno. Passiamo dal lato opposto però stavolta, andiamo a fare una panoramica da quella parte. Salutiamo a Micaela, salutiamo a Filippo Modica da Treviglio. Ma sì, è vero Antonio, sono tutti senza mascherina, perché comunque ragazzi non c'è l'obbligo all'aperto di mascherina, ovviamente nei locali sì. Quindi nei locali c'è l'obbligo, quando entri in un locale ovviamente c'è l'obbligo della mascherina come in tutta Italia, però all'aperto no, in Sicilia invece già siamo con la mascherina obbligatoria. Ancora buona domenica, 200 stelle la nostra amica Giusy, grazie amica mia. Ringraziamo Giusy che è anche la moderatrice del gruppo Panorama Italy su Facebook, ragazzi, quindi mi raccomando, comportatevi bene. Saluti ai miei amici pugliesi, svizzeri in Italia, assolutamente sì. Dovessi visitare anche Monopoli. Sì, Emanuele, ho visto delle foto proprio ieri sera perché me l'avete consigliato e quindi ti ringrazio anche a te per avermela segnata. Il prossimo giro sicuramente ci passerò da Monopoli. Il prossimo giro in Puglia, ragazzi, Monopoli è obbligatorio. Ho visto delle foto spettacolari, ragazzi, a dir poco spettacolari. Allora, intanto ringraziamo ancora Giusy, Ignazio e Sabrina per le stelle, a supporto della pagina. Ovviamente ringraziamo anche gli amici che stanno lasciando un like e stanno condividendo. Vi ricordo di seguirci anche su Instagram e YouTube. Se avete fatto degli screen durante la diretta, taggateci nelle storie Instagram. Ma sì, ragazzi, esatto. Io ovviamente la indosso, ragazzi, sempre per precauzione. Intanto lì ci sono i segni, guardate. Ci sono praticamente tutti i vari segnali sopra ogni trullo che hanno un significato particolare. Intanto ringraziamo anche Antonino 145 Stars, grazie amico mio. Qui vanno alcuni prodotti pugliesi, facciamo anche un po' di non ha pietà Giusy sul gruppo, facciamo anche un inquadrato qui sui prodotti pugliesi, ragazzi. Ah, così riesco a leggere anche pure qualche messaggio. Salutiamo Loco Rotondo anche di Consia Carino. Sì, Sabri, ci sono passato anche di strada. Ovviamente vendono i lupini, ci sono anche qui i prezzi se volete dare anche un'occhiata. Ovviamente le olive pugliesi, buongiorno. Sto avendo un'inquadratura, va bene? Grazie. San Michele Arcangelo. Il cappello 1,50 euro, spettacolo. Carrube 10 euro letto, ragazzi, spettacolo. Le noci. Mamma mia, ragazzi, non vi dico l'odore che c'è dei pomodori secchi, spettacolo. Andiamo anche da questa parte. Nocciole tostate 0,80. Arachide tostate 0,80 etto. Sono anche Dora, Silla, Ciccio Dora. Questo sono i datteri, credo, ragazzi. 1,50 euro etto. Mamma mia, questi banchetti che vendono cose tipiche sono davvero incredibili. Peccato che in Sicilia non tornerò presto perché sennò ne prendevo qualcuno in più, ovviamente. Allora, una buona domenica. Intanto Antonino si è unito a Giusy, 145 stelle anche lui, grazie Antonino. Siamo 200 a 145, no scherzo, ringraziamo Annuccia Dai Abate, buona domenica Annuccia, ancora albero bello ragazzi, facciamo ancora una passeggiata. Mamma mia ragazzi, c'è un caldo pazzesco. Sottiamo Lina Ugello, ragazzi vi aspetto più tardi a Matera, vi raccomando, se c'è qualcuno di Matera collegato ci vuole dare una mano durante la diretta, davvero con piacere. Anni fa sono stato al Brobello, San Giovanni Rotondo, Grotte di Castellana e Zoo Safari, bei posti. Sì ragazzi, diciamo che visto che poi mi sposterò comunque in costiera, comunque nella parte di Napoli,
Tra l'altro oggi è San Gennaro, quindi facciamo gli auguri a tutti gli amici che si chiamano Gennaro. E quindi insomma, diciamo che in Puglia ci stiamo soffermando, diciamo, pochino. Siamo stati solamente ad Ostuni, abbiamo fatto Polignano a Mare e oggi Alberobello, anche ieri sera Alberobello di sera. Questo è ancora il rione Monti. Proseguiamo. Io direi, ragazzi, di salire di nuovo da quella parte e farvi vedere di nuovo la terrazza Santa Lucia, visto che molti amici magari sono collegati ad est. No, neanche a me mi piacciono, Fabiuccio, però era giusto immortalarli. Ragazzi, non vi dico comunque l'odore, c'è un odore pazzesco. Peccato che non si possono sentire in diretta, però vi assicuro che ci sono degli odori che escono da questi locali davvero buonissimi. Anche a Terrasini, 30 gradi, le spiagge piene, grande Antonino. Salutiamo a Lucia Bosco. Ragazzi, saliamo da quella parte. Saliamo, ragazzi, a terrazza Santa Lucia, che sarebbe grosso modo da quella parte. Mi spetta il primo posto. Ringraziamo gli amici che hanno donato delle stelle, allora, Giusi. Ringraziamo Sabrina Asciana, Ignazio Melia, Giusi De Gregorio e Antonino Fazio. Salutiamo a Davide Valenti, ciao Davide. Buongiorno amico mio, anche qui tantissime foto da fare, peccato che non c'è Giovanni. Insomma, ragazzi, saliamo da quella parte, da quella scalinata, dai. Seguitemi. Nel frattempo, ragazzi, condividete, perché adesso andiamo a vedere una vista spettacolare che abbiamo visto praticamente nella prima parte del video. Quindi molti amici magari sono collegati dopo e non l'hanno vista. Saliamo. 595 stelle in diretta, ragazzi. Grazie di cuore del supporto. Ringraziamo tutti gli amici ovviamente collegati. Guardate, è bella anche questa bellissima macchina. Facciamo anche un'inquadratura. Salutiamo a Daniela di Cesareo. Ciao Dani, buongiorno anche a te. Guardate, è bella, ragazzi. Questo ci vorrebbe per fare il tour. Prossimo tour lo facciamo con questo, ragazzi. Spettacolo, ovviamente i turisti si fermano per una foto ricordo. Tipico risotto, il gabbello. Targata Bari, ragazzi. Fiat 600. Magari gli amici che sono un po' più grandetti si ricorderanno di questa bellissima auto. Davvero nuovissima, bellissima, ragazzi. Da questa parte ancora vista sui trulli. No, lo so, ragazzi, cammino un po' più veloce perché in questo tratto c'è troppo sole e non vorrei che si interrompa la diretta. Saliamo da questa parte, ragazzi, torniamo a terrazza Santa Lucia. Andiamo. Ragazzi, da quanto siamo in diretta? Fatemi sapere. Che perdo un po' la cognizione del tempo, ragazzi, se non arrivo troppo tardi poi a Matera. Salutiamo Pablo Escobar Emilio, ciao, buongiorno. Salutiamo Santo Dionisi, ragazzi, scusatemi se in questo frangente leggo pochi messaggi. Vediamo se arriviamo a 600 stelle, ragazzi, 595, mancano solamente 5 stelle. Lo so, Antonino. Guarda che bella caratteristica anche questa scala, ragazzi. Salutiamo a Pasqualino, ciao. Eh sì, Antonino, assolutamente sì, fa benissimo ride. Guarda che bella questa scritta, ragazzi. Se percorri la terra pugliese con... Facciamo anche... Aspettate un secondo, ragazzi, che lo leggiamo con calma, perché c'è molta gente che sta scendendo, quindi non riesco a leggerlo tutto. Electric car, sì, Sandra. No, non è elettrica quella, Sandra. È una Fiat 600, non so di quale anno. Intanto ringraziamo Annuccia, 50 stelle, abbiamo superato le 600. Grazie, Anna. Allora, ragazzi, se percorri la terra pugliese, ad un tratto ti fermi a guardare uno strano, fiabesco paese che ti sembra di sognare. Spettacolo. Hanno i tetti a forma di cono nel cielo sereno di Alberobello, mentre guardi tu senti un monello che passa vicino cantando così. Spettacolo. Poi sotto ovviamente continua. Intanto arrivo altre 310 star dal nostro amico Antonino Fazio. Grazie, amico mio. Grazie di cuore. Arriviamo così a 955 stelle in diretta. Grazie del supporto anche ad Annuccia, che ha inviato anche 50 stelle. Grazie a Anna. Salutiamo a Giuseppina Fiore. Ciao, buongiorno Giuseppina. Ragazzi, torniamo a terrazza Santa Lucia. Seguitemi. Salutiamo a Costanza Schiavo. Ciao Costanza. Questa è un'altra piazza del paese, ragazzi. Anche qui tantissima gente. Credo ci siano anche delle luminarie, perché domenica prossima credo che sarà la festa di Santa Cosma e Damiano. È proprio lì sotto, ieri sera abbiamo visto la basilica. Quindi insomma,
c'erano anche le luminarie per questo, ci siamo informati. Salutiamo a Laura, salutiamo a Vincenzo, salutiamo a Cinzia, ringraziamo a tutti gli amici che ci stanno supportando. Andiamo da quella parte, ragazzi, terrazza Santa Lucia. Mamma mia, ragazzi, un caldo terribile. Eh sì, caldo, 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 ragazzi. Salutiamo a Gaetano Vaccaro, ciao Gaetano. Mamma mia, ragazzi, mi rinfresco un po' nella fontana. Salutiamo Adele Rosini, ciao Adele, buongiorno. Madonna, è caldo. E andiamo da quella parte, ragazzi, andiamo a fare una panoramica da quell'alto. Intanto ringraziamo. Sì, sì, Dani, ovviamente sì. Marcello ancora non è previsto, non c'è un orario, diciamo, di inizio diretta, perché potrei perdere tempo ovviamente in autostrada, ragazzi, quindi non c'è un orario preciso, comunque vi farò sapere nella pagina almeno mezz'oretta prima. Salutiamo a Scalavino Nadia, salutiamo Adele, Marcello, Daniela, Costanza Schiavo. Torniamo qui a Terrazza Santa Lucia, dove abbiamo iniziato la diretta, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, arrivo, guardate come arrivo, ragazzi, qui stanchissimo, davvero tanto tanto caldo. Andiamo a inquadrare da questa parte ancora i trulli, ragazzi, chiudiamo qui. Mamma mia, Antonio, caldissimo. Ragazzi, qui da qui si vede per tutto il Rione Monti, una delle terrazze panoramiche della città. Spettacolo, salutiamo Laura Graziano, Elga Di Glaimo. Ringraziamo gli amici che hanno dato nelle stelle, siamo arrivati a 955, per pochissimo non siamo arrivati a 1000, ragazzi. Ringraziamo Antonino, Annuccia, Antonino, Giusi, Ignazio e Sabrina. Grazie, grazie del supporto. Ancora Annuccia, siamo arrivati così a 1000. Grazie Anna. Grazie, grazie, grazie. Obiettivo raggiunto. 1000 stelle in diretta. Grazie di cuore, ragazzi. Vi raccomando, ragazzi, continuate a condividere il video. Supportateci anche nei prossimi video. Per gli amici che non hanno visto i video precedenti, siamo stati a Polignano a Mare, siamo stati a Tropea. Eh sì, è vero, è vero. Ce la faccio per il primo posto. 200 stelle anche Giusi. Credo che sia secondo in questo giro, Giusi. Comunque, sempre grandissima la nostra amica Giusi, altre 200 stelle. Salutiamo Pierina Vento, ciao Pierina. Credo che Antonino questa volta ti abbia beffato alla fine, al photo finish. Comunque, ragazzi, grazie di cuore, salutiamo Patrizia. Ci vediamo al prossimo giro. Un bacio e un abbraccio, ci vediamo dopo. Ragazzi, come detto, metterò un post prima di iniziare la diretta a Matera. Vi aspetto in tantissimi, perché è davvero un posto che ci tengo a mostrarvi in diretta. Quindi un bacio a tutti e ci vediamo più tardi. Buona domenica e buona continuazione di giornata.